Ma io non so veramente cosa dire. Credetemi, non so cosa dire. Starei qua in silenzio e basta. Starei qui in silenzio così, a girarmi intorno, a guardare intorno e non dire niente. Perché non so proprio cosa dire. Ma come si fa a prendere un gol su un cross sbagliato di Candreva, l'ha messa sotto l'incrocio? Noi facciamo 10.000 tiri. E ne entra solo uno. Pali, traversi, gol mangiati. Ma è mai possibile? È mai possibile che ogni volta questa situazione che bisogna fare non so quanti tiri per fare almeno due o tre gol? Ma è mai possibile? Lautaro che davanti alla porta ha lanciato solo la passa al portiere. Lukaku che sbaglia un'altra volta davanti alla porta, non sa perché non ci è andato di piede, ci è andato di testa. De Vrij che tira di testa la gran parata di Ochoa, la gran parata di Ochoa su Lukaku sul primo tempo, la gran parata di Ochoa, sempre sto cazzo di Ochoa, sempre su Lukaku sul secondo tempo, il palo di Barella con una parata clamorosa di Ochoa. Io veramente sono sconcertato. Non riesco neanche tanto ad incazzarmi perché secondo me oggi la prestazione c'è stata. La prestazione c'è stata, ho visto veramente una bella Inter, sì. Sbagliando tanto, purtroppo siamo malati di fondo. Comunque, no, però una reazione l'ho vista. Ho visto una bella Inter. Certo, con la Salernitana, se non riusciamo a giocare bene con la Salernitana, quando andiamo a vedere la bella Inter? Quando? Eppure, dopo aver fatto 10.000 tiri, all'ultimo, al 90esimo, Antonio Candreva, che con noi non azzeccava un cross, tirava tutti addosso ai giocatori, fa un cross sbagliato che diventa un clamoroso tiro e la mette sotto l'incrocio. Onana sicuramente poteva fare meglio. La va a mettere sotto l'incrocio dei pali. E per quelli che oggi pensano che a Inzaghi non gli si può dire niente, no, io invece a Inzaghi oggi c'ho proprio. Io ce l'ho da dirle a Inzaghi. Perché ok, va bene. Lui non può fare niente se i giocatori non segnano, ovviamente. I giocatori di lì, se poi davanti alla porta tu sbagli, lui non può fare niente. È un periodo sfortunato, mettetela come volete. Però Simone Inzaghi. Ma, cioè, l'avevano, penso che tutti anche hanno visto la partita, ma tu vai a togliere. All'82esimo Lukaku, quando era palesissimo, lasciando stare i gol sbagliati, lasciate perdere il gol sbagliato di Lukaku, lasciate perdere tutto. Ma era super palese, l'aveva visto chiunque, che era l'unico che davanti faceva reparto. Difendeva il pallone, faceva salire la squadra, prendeva i falli e soprattutto era sempre. La Salernitana con Lukaku era sempre costretta a fare l'uno contro uno perché sapevano benissimo che se gli lasciavi lo spazio era più forte, più veloce e sicuramente sarebbe andato in porta. Poi, se avrebbe segnato, questo non lo sa nessuno. Ma sicuramente la Salernitana non sarebbe uscita in quel modo. E invece lo scemo di Inzaghi, perché è uno scemo, parliamoci chiaro, è uno scemo, un idiota, va a togliere Lukaku all'82esimo per mettere Dzeko. Perché non si sa per quale motivo vai a togliere Lukaku all'83esimo, quando porca miseria era l'unico che davanti faceva reparto. Questo Cristiano li può fare 90 minuti. Può giocare 90 minuti una partita. No, devi mettere Dzeko. Non si sa perché. Non si sa perché ha messo Dzeko all'82esimo. Cosa gli ha detto il cervello? E prendiamo gol. Non è che abbiamo preso gol per colpa di Dzeko. No. Ma nel momento in cui Lukaku è uscito, fateci caso che ha visto la partita. Nel momento in cui è uscito Lukaku. Noi non abbiamo più tenuto una palla davanti, non è più arrivato un pallone davanti perché la Salernitana non era più costretta a fare l'uno contro uno, perché Dzeko non è quel tipo di giocatore. Lukaku faceva reparto, la Salernitana era costretta a stargli addosso e liberava sempre un uomo liberava, era sempre uno solo. Il deficiente toglie Lukaku perché Inzaghi è un idiota, Inzaghi è scarso, Inzaghi se ne deve andare a casa. Punto. Perché se neanche oggi riesci a vincere con la Salernitana, sono 6 partite che non vinci. Devi andare a casa se ti chiami Inter. Devi andare a casa. Lo sta salvando solamente la Champions League. E io ancora non mi sono tanto incazzato. Io lo dico sinceramente, io sono anche molto calmo. Perché comunque ancora siamo ai quarti di Champions. Ma se dovessimo uscire dalla Champions contro il Benfica. Poi è finita qualsiasi tipo di pazienza, qualsiasi tipo di pazienza con tutti. Con tutti. Perché se ti chiami Inter è vergognoso che in 6 partite non riesci più a vincere.
Con la Juventus ci ha detto bene che Ibrahim era fatto l'imbecille, altrimenti avevi perso contro la Juventus pure. Io oggi volevo una super prestazione, la prestazione sì, per carità, c'è stata, non riusciamo a buttarla dentro, non si sa, sarà il periodo sfigato, ragazzi, io non so più cosa dire. Come detto all'inizio video, io non so cosa dire. Non so veramente cosa dire. Una cosa c'è da dire, che i nostri attaccanti, tutti, anche Lautaro, ragazzi, oh, è veramente irriconoscibile, è un giocatore irriconoscibile. Se per, oh, se Lukaku, anche oggi Correa, a me non è dispiaciuto, Non è dispiaciuto. Se Lukaku sbaglia davanti alla porta, se Correa sta facendo pena, se Dzeko non si sa da quant'è che non... Boh, non mi ricordo neanche l'ultimo gol di Dzeko. Ma anche Lautaro, che deve essere il nostro top player. A me non mi sembra tutto sto top player ultimamente, Lautaro mio. Mi sembra veramente indecente, anzi. Indecente. Proprio, guarda. Non lo so, Brozovic è entrato zero. Zero. Ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Tutto. Ma la cosa, ragazzi, oggi il pareggio a Salernitana purtroppo è arrivato perché Inzaghi è un deficiente. Ve l'ho già spiegato, Inzaghi è un cretino. Ma puoi andare a togliere, io veramente esco pazzo, vai a togliere la punta che è palese che sta facendo salire la squadra, che è l'unico che lì davanti fa reparto, vai a togliere Lukaku perché tu sei un cretino che deve giocare Dzeko 7-8 minuti, perché se Dzeko una volta sta sempre in panchina, succede qualcosa, succede il devasto, non lo so, per capire. Proprio, poi dopo vogliamo andare a vedere che Lukaku ha sbagliato un gol davanti alla porta, va bene, che le parate di Ochoa, tanto oggi si appelleranno a quello, un miliardo di tiri, ma una partita, ok, va bene, noi siamo stupidi, siamo cretini che non riusciamo a segnare, ma una partita sporca, un 1-0 sporco, anche preso così, anche sbagliando tanto, lo riesci a portare a casa Simone Inzaghi da Piacenza? Lo riesci a portare a casa? O sei veramente cretino e non riuscire mai a portare a casa un risultato sporco? Perché sei un deficiente. Sono infuriato, guarda. Pareggio con la Salernitana. Hanno fatto 3 tiri in porta. Una traversa presa anche di lì. Poi noi se non subiamo, cioè, se noi subiamo, cioè, anzi, mi sto anche impappinando perché sono talmente nervoso, mi devo calmare. Ma se noi non subiamo gol, cioè ci dispiace, no? Noi bisogna sempre subire gol perché altrimenti non siamo contenti. Noi il gol bisogna sempre subirlo da inizio stagione, non si vince più una partita. Però la colpa è sempre dei giocatori che non fanno gol. Sì, per carità, sono d'accordo. Non riusciamo a buttare dentro un pallone, va bene. Ma se tu in una partita non riesci a buttare dentro un pallone, ma comunque vedi che la squadra stava girando bene, più o meno, stava girando. L'occasione di Lautaro l'ha creata Lukaku. Altre occasioni l'ha creata Lukaku. Poi si appelleranno tutti al gol sbagliato, ma bisogna guardare il complesso della partita, non il gol sbagliato. Sì, il gol sbagliato può essere una cosa che dà fastidio, e sono d'accordo. Ma bisogna guardare il complesso della partita. Voi andate ad analizzare la partita generale e andate a vedere che Lukaku lì davanti, nonostante tanti passaggi sbagliati, stop sbagliati, tutto quello che volete, ma è l'unico che fa reparto. Quando è il pallone lui, non gliela prendono, fa le giuste sponde, fa i giusti passaggi, prende i giusti falli. Quando è partito che ha puntato l'uomo, che l'ha saltato, chi era? Pirola, mi ricordo, ha preso un calcio d'angolo, perché quello serviva agli ultimi minuti, quello serve. Tu lo vai a togliere per mettere Dzeko, ma cosa serve Dzeko agli ultimi minuti? Che ti fa Dzeko? Perché non ha fatto giocare 90 minuti Lukaku? Perché? Somaro, sei e rimarrai per tutta la vita un somaro. Arrivederci.